Squadra mobile della Questura di Ragusa, commissariato di Vittoria e carabinieri della Compagnia di Vittoria insieme in una maxi operazione contro i furti agricoli sempre più frequenti in territorio iparino. 5 in totale le persone arrestate, tra di loro anche un minorenne di 16 anni e tutti domiciliati a Vittoria, dovranno rispondere di vari reati che spaziano dalla ricettazione alla detenzione illegale di armi da sparo. In particolare i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Vittoria e gli agenti della squadra mobile di Ragusa, con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori carabinieri Sicilia, hanno eseguito una serie di perquisizioni a tappeto nelle abitazioni e terreni in uso agli arrestati, rinvenendo oltre 200 bidoni di fitofarmaci e vari attrezzi utili per la coltivazione, frutto di ben 8 furti commessi nel periodo compreso tra novembre 2021 e aprile 2022 nei territori di Vittoria, Acate, Granieri in provincia di Catania e in danno di aziende agricole locali. Inoltre, gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri hanno trovato in possesso di uno degli indagati un fucile di marca Browning calibro 12 unitamente a 47 cartucce calibro sempre 12, oggetto di furto denunciato in data 2017 al commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria e utilizzato dalla banda per compiere i propri colpi. Grazie a un'approfondita attività investigativa svolta dagli inquirenti anche attraverso la visione di diversi sistemi di videosorveglianza installati nelle aziende agricole colpite, è stato possibile recuperare parte degli indumenti indossati dai ladri in alcuni corpi messi a segno. Alla luce degli elementi raccolti e del grave quadro indiziario, i carabinieri e poliziotti hanno eseguito quindi un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 5 malviventi. 4 di loro sono stati tradotti nella casa circondariale di Ragusa, mentre il minorenne è stato tradotto al centro di prima accoglienza di Catania a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.